tanto, tantissimo tempo fa, in una galassia molto, molto distante. Un raggio di luce è partito da una brillante stella blu, uno degli infiniti raggi di luce che lasciano la sua rovente superficie ogni secondo, in ogni direzione, verso il freddo buio dello spazio. Questo raggio di luce, viaggiando in una particolare direzione dalla stella, si è unito ad altri raggi provenienti dalle stelle vicine. Insieme essi hanno iniziato a correre attraverso lo spazio a una velocità spaventosa. In un'altra galassia, su un pianeta orbitante attorno ad una stella gialla di media grandezza, esseri semi-intelligenti vivevano in un'area lussureggiante in un grosso continente. Erano cacciatori, si muovevano in gruppo, legati da un istinto sociale primitivo. A 32.000 anni dalla sua destinazione finale, il fascio di luce è passato tra le stelle più esterne di un'altra galassia, della quale la stella gialla ed il suo pianeta imprigionato dal ghiaccio sono piccoli e insignificanti elementi. In questa nuova galassia c'erano grandi nuvole di gas interstellare e di polvere. Queste nuvole hanno assorbito alcuni dei raggi di luce e deviato altri mentre la attraversavano. Quando la luce era a 65.000 anni dalla fine del suo viaggio, i nativi del pianeta rabbrividivano nel duro freddo del picco dell'era glaciale. E intanto la luce continuava, viaggiando alla sua velocità iniziale. Durante i restanti 2.000 anni di viaggio della luce, gli abitanti del pianeta continuarono a studiare il cielo. Tuttavia, in alcuni posti, il pensiero scientifico sulla precisa natura di ciò che si vedeva in cielo era dettato dalla religione. Gradualmente, la popolazione del pianeta imparò a vedere il cielo notturno per quello che realmente era. Una scienza chiamata astronomia si sviluppò come studio dello spazio esterno attorno al pianeta. Ovviamente sei uno di questi indigeni. Quando vai all'aperto la notte e guardi su verso il cielo, proprio là, in direzione della costellazione di Andromeda, osservi la luce che ha viaggiato per più di 2 milioni di anni per raggiungere il nostro pianeta. La luce emessa dalle stelle della grande galassia di Andromeda.